Seconda giornata della visita in Sud Corea per Papa Francesco. Ieri, al suo arrivo a Seoul, ha esortato la penisola coreana a fare ogni sforzo per una pace duratura, dicendo che il mondo è stanco delle guerre. Poco prima del suo arrivo, i nordcoreani avevano lanciato 3 missili di media gittata finiti nel mare giapponese. Dopo l'Italia anche la Germania deve fare i conti con un'economia che arretra. Infatti il prodotto interno lordo tedesco è arretrato dello 0,2%. Il dato negativo è spiegabile con alti tassi di crescita portati ad inizio dell'anno. Anche la Francia si trova nella stessa situazione con il prodotto interno lordo stabile e ciò ha portato ieri ad un indeciso ribasso su tutte le principali borse europee. Parte il grande weekend del Moto Mondiale 2014 con l'undicesima tappa a Brno nella Repubblica Ceca. Per Valentino Rossi, il terzo posto americano ad Indianapolis ha generato fiducia per un nuovo podio e cercare di fermare il cannibale Marquez, giunto a 10 successi consecutivi, ed insieme a Lorenzo di trovare la strategia giusta per batterlo. Oggi le prove libere, domani quelle ufficiali per stabilire la griglia di partenza della gara in programma domenica prossima alle 14.